Salve a tutti ragazzi, non pensavo di doverlo ridire, ma benvenuti in questo nuovo video. Era da tempo che dovevo fare questo video, però come già annunciato in quello scorso, quello della Premium Gold, per vostro rispetto è tempo finalmente di darvi le dovute spiegazioni che ho accennato appunto in quel video che, vabbè, sarà mostrato a fine video. Quante volte sto ripetendo i termini? Stardust, sei vivo, sei morto, Dead or Alive? Non il videogioco. Sì, sono ancora video, vabbè. Ho capito che sono su YouTube, però. Sono ancora vivo. E niente, vi dirò i motivi per cui non ho potuto far video. Se volete, mettetevi comodi, ascoltate per bene e iniziamo. Vi avevo detto che post esami, terminati appunto a marzo, almeno la prima sessione, sarei ritornato a fare video, però avevo tralasciato una cosa, il viaggio a Bardonecchia, l'esperienza a Bardonecchia, comunemente conosciuta come Outdoor Experience, e devo fare un rutto. E non è stata assolutamente una vacanza, vi dico solo che mi alzavo alle 7-8 del mattino, esagerando le 10, 9-10, e andavo a dormire la sera prima verso le 6-7 del mattino, perché stavo appunto lavorando al progetto. Quindi ero molto molto stressato, infatti, una volta tornato da Roma avevo bisogno di rilassarmi e finalmente, dopo un po' di tempo, qualche giorno, sono sceso finalmente a casa mia vera, in Lucania. Però è anche vero che sono stato pochissimo, circa 4-5 giorni, poi sono tornato su e un po' ero triste e malinconico, diciamo così. Perché volevo stare un altro po' con la mia ragazza, con la mia famiglia, il mio cane. E vabbè, non ci ho potuto fare niente, meglio di nulla, mi sono detto. E pazienza, andiamo avanti. Comunque sia, sono solo una parte dei motivi per cui non ho potuto far video. Iniziamo con quelli veri e propri, i motivi più solidi e più stronzi, come lo so suol dire. Che cazzo ho detto? Il primo motivo è innanzitutto la mancanza di tempo. È dovuta a diversi fattori, tra cui l'università, che ha la precedenza su tutto ormai, a cui si aggiunge un altro problema relativo a questo, ossia il cambio di sede, che mentre prima era 15 minuti a piedi da casa mia, ora è a un'ora di metro, il che è abbastanza problematico considerando che i corsi durano tipo 3-4 ore, in più si aggiungono 2 ore di viaggio, una di andata e una di ritorno, il che è abbastanza stressante. In più si aggiunge giornalismo, per chi non lo sapesse lavoro per una redazione creata appunto da noi universitari, si chiama VMag, il link è qui sotto in descrizione, andate a mettere anche il like alla pagina Facebook magari, e pubblichiamo appunto news di videogiochi, anche inerenti al mondo del cinema assolutamente, recensioni, insomma, tutto ciò che una redazione come Multiplayer o EveryEye, Spazio Games e Games Village sono in grado di offrirvi, però lavoriamo appunto noi studenti, siamo più vicino a voi in un certo senso. E tralasciando questo, devo fare 2 articoli al giorno circa, dal lunedì al giovedì se non erro, e in più anche il lavoro da CEO, diciamo così, la sera, che tolgono abbastanza tempo, quindi inutile dirvi che è abbastanza faticoso. In più, detto sinceramente, mi sono voluto dedicare un po' più ai videogames, anche perché, come già detto, università e videogames ormai posso considerarli lavoro. Sono l'unica cosa e giocando a videogiochi lavoro allo stesso tempo. Per chi non lo sapesse, appunto, frequento un'università che studia queste cose, quindi è molto molto importante studiare dinamiche, roba varia, come si è approcciato a game designer e tutte queste cose qui. E altra cosa, le pulizie in casa. Sì, può sembrare una sciocchezza, però io non voglio vivere nella sporcizia, quindi quel tempo libero che mi può rimanere lo vado a sfruttare pulendo un po' la mia camera che, ah, finalmente è pulita. E altra cosa, si sono aggiunti anche gli eventi del laboratorio di marketing, ovviamente inerenti all'università, tra cui il Dark Souls Day, che c'è stato precedentemente. E il Romix, ecco, anche il Romix mi ha tolto 2 giornate intere. Sono stato lì giovedì e venerdì,
era la postazione Dark Souls, si poteva provare appunto il gioco di Dark Souls 3 in anteprima, e anche Dark Souls 3 in sé per sé mi toglie un po' di tempo, ma veramente ragazzi, fidatevi di me, è veramente uno spettacolo quel gioco. Può non piacere, non piacere, ma per gli appassionati ve lo consiglio. Tralasciando questo ora, ci sono stati altri problemi, ossia tecnici, mancanza di attrezzature sostanzialmente, appunto non ho il cavalletto per la fotocamera, quindi non ho potuto inquadrare, non potevo inquadrare il mazzo se volevo filmare, e oltretutto era pronto per essere registrato il video, il mazzo era lì. È lì, il Monarch è lì, quello che vi avevo promesso, ma non sono riuscito in tempo. Giustamente mancherà una carta, credo, però vabbè, dettagli. E poi, detto un po' come già accennato prima, ecco, in un certo senso un po' di problemi personali, ma nulla di che, state tranquilli. Altra motivazione, sono sempre relative all'università, sono gli esami, ne devo dare 4 verso la fine di giugno, inizio luglio. Che è abbastanza problematico, soprattutto quello di programmazione. E ultimo motivo che attualmente mi viene in mente è un po' di noia che ho trovato nel gioco. Avevo bisogno di questa pausa da Yugi. Però anche è anche vero che stavo per ritornare, in un certo senso molto molto attivo, perché avevo trovato dei, come dire, dei possibili compagni di team con i quali giocare, testare e divertirmi. Però niente, si sono tirati indietro. Ovviamente non voglio obbligarli, non ne faccio una colpa assolutamente, ognuno è libero di fare quello che vuole e di spendere i soldi come pare. Però niente, poi sinceramente andare in fumetteria da solo, senza nessuno che conosco, conoscendomi per come sono io, non me la sento, ragazzi. Sono molto timido, sono molto teso, soprattutto quando gioco faccio certe stronzate in real life, se sono visto e guardato da altre persone. Io mi sono immaginato la scena. Sto tizio che viene la prima volta in fumetteria, è ovvio che va a vedere come gioco e roba varia, se è un coglione o roba varia. Non è che ho paura del giudizio degli altri, però è una cosa che è più forte di me, ma mi dà fastidio, non ci posso fare nulla, mi crea disagio, possiamo dire, e un po' di stress. E i YCS in un certo senso sono stato anche, cioè sono stati una prova. E cos'altro posso dirvi? Altra motivazione che mi è venuta ora in mente è che non sapevo cosa portarvi, ragazzi, sul serio. Per la mancanza di tempo non trovavo cosa caricare, non avevo tempo per testare i mazzi, ma voglio riprovare, diciamo così, voglio riprovare a mettermi in carreggiata, ed è per questo che chiedo il vostro supporto. E per chi vuole saperlo, forse ci sarò in nazionali. Forse ci sarò in nazionali, devo riprendere un pochino la mano. E questo mi aiuterà appunto Mickey Perfect, con il quale mi sto anche organizzando per venire lì, per arrivare all'evento. Se avete qualche domanda lasciatela qui sotto nei commenti, se volete sapere qualcosa in più scrivete, tranquilli, io vi rispondo sia sulla pagina Facebook, andate a mettere il like a proposito, che qui sotto nei commenti. E niente, un like per il supporto, un commento per il supporto, i vostri pareri, se vi siete offesi, tristi, incazzati, mi volete mandare a fanculo, scrivete qui sotto tranquillamente. E niente, vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto e se siete ancora rimasti legati a me, diciamo così. E niente, arrivederci e al prossimo video.